Ma buongiorno! Già mi sono fatta una sudata. Piano, t'ammazzi! Raga, sono andata giù da quel sapone perché ho visto che non c'era nessuno. Infatti la ragazza mi ha detto un po' che non te vedo. Dico, te credo, ogni volta che passo col cane vedo quanta gente c'è, ma se già ci stanno 3-4 persone non mi fermo perché, come ho detto, Stefano rimane su. Stamattina ho visto che non c'era nessuno, quindi sono entrata. Mi sono fatta il caricone, ma raga, cioè, guardate i segni sulle braccia delle buste, cioè, sia di qua che di là. E poi già mi sono fatta 4 volte le scale a piedi con Phoebe in braccio stamattina, perché avevo sentito dei botti e c'avevo paura che qualcuno era rimasto dentro l'ascensore, perché ieri l'hanno pulito, cioè l'hanno fermato e hanno smontato il sotto, diciamo, la tromba per pulire bene, perché ogni tanto ci buttano le sigarette, va a fuoco qualche cosa, quindi vabbè, hanno pulito. E poi non so voi, io ogni tanto ho tipo dei presentimenti, tipo a volte mi sogno che rimango incastrata nell'ascensore, o comunque a volte mi sveglio col presentimento di non dover prendere l'ascensore, non so per quale motivo, e infatti non lo prendo, né a scendere né a salire ovviamente. E quindi mi sono fatta con Fibi in braccio, considerate che mo forse col pelo 6 kg li fa, perché lei ha quasi un chilo buono di pelo quando non è tosata, a peso morto, perché sta così, se tu la vedi, sta così. Vabbè, a parte ciò, Stefano ha già fatto una parte dei compiti stamattina. Adesso gli ho detto: mettiti a posto un attimo la camera, per l'ennesima volta. Mi sono levata la felpa, c'avevo quella fucsia mia, che vabbè, uso, sapete, no? Quando sto tipo comoda, mi metto quella, ma comunque è un po' felpatina. E per fare avanti e indietro mi sono fatta una sudata, ero zuppa. Comunque, ho notato che il trucco con riflessi arancioni non mi sta male. Infatti, c'ho sto rossetto che è quasi finito. Mi pare che era un'astra. Non lo troverò mai più perché comunque è vecchio. Oh, c'è una falena morta. La falena. Lì c'ho tutte le mie piastre, vabbè. E non lo troverò più, vabbè. Comunque, avrei voglia di prendermi un bel caffè con voi. Ma decaffeinato ce n'ho pochissimo e non mi rifaccio la moca perché quel video voi non l'avete visto, l'ho tagliato tutto, cioè l'ho eliminato perché ve l'ho spiegato nel vlog precedente. Mi ero fatta una moca de decaffeinato. Cioè, raga, non potete capire proprio quel caffè, quindi potrei provare a rifarmelo, ci volemmo provare insieme. Quasi quasi, fatemi. Allora, stanotte Stefano ha dormito con me perché ieri sera ho visto che facevano Padre Pio, quello con Sergio Castellitto che è del 2000, che poi quando ho visto 2000 dico, ammazza, è recente sto film, ho pensato, poi ho detto, no cacchio, nel 2000 so 20 anni, quindi per me è vecchio fino al 1999, dal 2000 in poi per me è una cosa recente. Comunque ci tenevo che Stefano lo vedesse perché è un film molto lento, veramente molto lento e a tratti molto, molto pesante, io non so se l'avete visto. Ma credo che sia uno dei film di Padre Pio migliori, almeno a mio gusto personale, anche perché io adoro Sergio Castellitto, quindi l'ho visto volentieri, l'ho rivisto volentieri, solo che io lo sapevo, voi sapete che tipo di rapporto ho col, non riesco neanche a dirlo, con la persona degli inferi, ok? Non riesco a dirlo. E in quel film, oltre che lui vede questa presenza che comunque lo vorrebbe indurre a non seguire Gesù. C'è la parte finale che io avevo rimosso, dove c'è quella ragazza. Io non riesco neanche a dirlo, raga, che comunque è posse da lui, dal capo giù. E mentre lei, vabbè, tipo parlava, io ho chiuso il film, l'ho spento. Vabbè, tutto questo per dirvi che l'ho fatto vedere a Stefano perché era molto bello, ma lui dopo un po' ovviamente si è addormentato perché ieri era stato dai miei, quindi comunque era già una routine diversa. Si è dovuto alzare, vestire di corsa, andare dai miei, stare un po', tornare a casa. Poi è sceso giù col papà e è tornato che era stanchissimo, quindi si è messo nel letto mio a vedere sto film e ovviamente si è addormentato perché è molto lento. Però infatti mi ha detto, mamma, ma me lo posso rivedere su Netflix? E quello purtroppo su Netflix non c'è, però mi fa piacere che l'abbia comunque voluto vedere, perché insomma non tutti i bambini gradiscono vedere una cosa del genere. Tra l'altro, Stefano non è per il momento per niente religioso, cioè ancora non capisce bene, no? Tutta la questione di Dio, di Gesù, anche se fa delle domande. Io credo in casa di essere la più credente. Io ho sempre pregato, da che mi ricordo, la sera io ho sempre pregato nel mio letto, quindi vabbè.
Detto questo, vabbè, ho fatto vedere sto film a Stefano, mo c'è la seconda parte, non ricordo quando, però mo me la cerco. E tutto questo però per dire che ho dormito malissimo, perché nel pezzo de sta cosa io ho chiuso, perché dico tanto sicuro io me impressiono facilmente. È passato l'angelo, ha detto amen. Io stanotte ho sognato, no, posso, vabbè, lo diciamo, ho sognato ste cazzarola di possessioni demoniache. Mi sono sognata proprio il tipo una persona posseduta che mi parlava tutto un po' tipo l'esorcista, qua ragazzina, no, di Linda Blair, che parlava proprio, anche perché sono rimasta scioccata da quel film, e con quelle sembianze lì, che comunque faceva dei suoni, delle cose gutturali. Non ve lo so spiegare perché era talmente confusionario. Poi io mi sono svegliata, ho detto mamma mia, lo sapevo io che mandava a sognare sta cosa, però ho detto vabbè, mo c'ho un po' di pathos, speriamo che riesca a dormire. Però meno male che mi sono svegliata, perché almeno fine. Mi sono riaddormentata, ho continuato a sognare tutte ste cose per aver visto mezzo secondo, cioè io ho spento subito, raga, subito, appena ho visto quella de fuori ho spento, perché già mi dava fastidio le movenze che faceva, che la tenevano. Quando sogni una cosa bella e ti svegli e ti riaddormenti, non la sogni. Quella mi ha rovinato una nottata, ma no, non ve lo so di. Vabbè, che sono venuta a fare in cucina? A bere? Ah, volevo far caffè, però no, non lo faccio più, mi bevo un bicchiere d'acqua per tutta salute. Ne bevo l'acqua. Mazza quanto ho parlato. Ieri sera ho fatto una lavatrice, l'ho caricata in modo che finisse stamattina, così mi stendo i panni. E non stanno dentro tanto. Dovresti dire 4-5 cose di Lillo. E me devo decidere a farlo, perché sennò poi si accumulano. Questa è la mia bustona di acqua e sapone. Dopo, se mi ricordo, che non mi ricorderò, ma forse sì, vi faccio vedere due o tre pezzi che ho comprato che forse vi interessano. Ora mi vado a stendere i panni. Quasi luna. Ho dato una sistemata a tutta la spesa che avevo preso. Ho spruzzato pure un profumatore per i tessuti, molto buono. Adesso ve lo faccio vedere. Bevete più che potete. Aspettate, sapete che io ho la fissa un po' di questi profumatori? Non lo voglio ritoccare con le mani perché me le sono appena lavate. Questo qua della Scala, gocce di fresco, d'acqua e sapone l'ho preso. Forse 3,99 euro l'ho pagato. E ho appena dato una spruzzata sulle tende e un pochino sul mio copripiumino. C'è un odore di fiori pazzesco, buonissimo l'odore. Allora, il forno l'ho acceso. Vi faccio vedere quello che ho comprato da questo sapone. Devo fare un rottino perché ho bevuto l'acqua. Ah, raga, quando comincia il caldo sono un po' affaticata. Allora, a parte le spugnette, vabbè. Vabbè, mi devo rilavare le mani, ho capito. Herbal Essence, siccome stavano a 2 euro e qualcosa, l'ho preso. Questo è pompelmo e menta, idrata senza appesantire, e siccome ho letto che il 90% è di origine naturale, non ci sono i siliconi, non ci sono coloranti, ho pensato di provarlo per la mia nuova routine. Poi ho preso il latte di cocco, questo è proprio per i capelli secchi, anche questo ovviamente 90% di origine naturale. Voi sapete che io non mi trovo proprio particolarmente bene con i prodotti proprio tutti naturali, però ultimamente dipende dal prodotto, quindi comunque io gli do sempre una chance. E poi ho preso quest'altro perché era la fragola e la menta dolce. Ho preso questo qui per utilizzarlo più che altro in questo periodo di caldo, perché magari i capelli sudando si possono sporcare di più, anche se io non ho un capello grasso affatto, anzi. Vabbè, questo l'ho preso tipo nella cesta così, perché c'avevo il bagnoschiuma uguale, quindi volevo sentire com'era il profumino. E poi sempre della linea Herbal Essence, sempre il latte di cocco, però questa volta invece di aver preso lo shampoo ho preso la maschera, e la voglio provare nella mia routine, ma dopo aver provato tutti i miei prodotti, che sapete che adesso sto cambiando un po'. Allora, adesso faccio mangiare Filomena, che sarebbe Phoebe, e poi aspettiamo sto pranzo. Ok, vi faccio vedere una cosa, ma non prendetemi in giro. L'ho comprata adesso, ovviamente. Non mi piace in giro, non ridete. Mi sono dovuta comprare la spazzola. È così, non è rotta, vero? No, anche perché l'ho pagata 8 euro.
quindi se mi rimane in mano me rode. Vabbè, comunque ho comprato questa perché io ho una grandissima difficoltà a pulirmi la schiena, cioè non arrivo proprio, cioè mi incastro, mi dà la sensazione che, vedete, cioè tipo in alcuni punti non arrivo, e soprattutto in estate quando mi abbronzo faccio proprio difficoltà a levarmi pure tutta quella abbronzatura che rimane, no? Sembra sporco ovviamente, quindi mi devo sempre fare aiuto da Lillo. Sì, sembra una babbia. E quindi ho detto, mo mi prendo questa. C'era proprio anche la spugna. Io però non sono proprio un amante delle spugne perché mi danno proprio di poco igienico. C'ho una paura che questa... Boh, vabbè. E ce n'erano 8.000, eh. Non riesco a capire se è fatta proprio così. Boh, vabbè. E metà di poco igienico, e quindi ho preso questa perché c'ha proprio queste setole un po' diverse e poi mi dà proprio la sensazione che mi lava meglio. Ma ovviamente mi chiudo la vista e quindi la vuole pure lui. Ale brutta, lui gli prendo la spugna normale, non riesco più a richiuderla, la vorrei tenere abbastanza pulita e igienizzata da non tenere però sempre nella doccia, perché io non so voi, ma lasciare le cose direttamente in doccia mi dà la sensazione che mi si fa subito la muffa, cioè io poi se c'è una puntina di muffa non è che mi metto a levarla, io butto tutto. Vabbè, comunque della Boreal Air and Body Air. Wow, pure i miei capelli, quindi per massaggiarli è una figata. Bravo. Ore 14. Abbiamo finito adesso di mangiare, ci siamo scofanati. In realtà la roba era tanta perché avevo preso mezzo pollo con le patate fritte, cioè quello c'era di contorno. Solo che, vabbè, patate fritte tante, il mezzo pollo, cavolo, secondo me io e Stefano ci mangiavamo in due. Certo, Lillo, no, ci mangiava tutto, perché lui comunque mangia parecchie proteine. Io e Stefano ci avremmo mangiato. Poi c'era scritto la panatina con l'insalata e le patatine fritte insieme. Vabbè, le panatine erano due, quindi pure a saperlo potevamo prendere la porzione di panatina e fare una per uno. Però hanno messo sta panatina con le patatine e vicino insalata. Insalata era... calda, tutta, capito? Quindi vabbè, gliel'ho un attimo presa, messa in un bel piatto, rinvigorita un secondo e messa un attimo al ghiaccio per farla riprendere un po'. E quindi vabbè, vabbè, alla fine 6 euro, raga, che cacchio volete pretende? E che stavo dicendo? Ah, che Stefano, vabbè, abbiamo sparecchiato, lui sapete, mi aiuta, lo metto, ma sparecchiato. Aia, un diverticolo, buono, vai io. E allora lui si è messo a posto la cameretta, se l'è pulita, mi viene da ride perché mo vi faccio vedere a scrivania, no, cioè mi ha preso per i fondelli, nel senso che l'ha pulita tutta, però io la voglio libera, invece lui ci ha messo tutte le cavolatine sue e a me non mi sta bene. Voi direte, vabbè, ma la scrivania sua no, perché poi non riesce a studiarci, cioè l'ha pulita, vedete, col disinfettante e tutto quanto, però il camioncino sta lì e non ci deve stare, il casco sta lì e non ci deve stare, il marsupio no. Questi non vanno qui, queste non vanno qui, queste non vanno qui, queste non vanno qui, queste non vanno qui. Quindi diciamo che l'ha fatta un po' alla Sinfrason, questo ancora così. Però si è spolverato qua sotto, si è spolverato qui e si è rifatto il lettino. Però dovete sapere che lui adesso, da quando vede Doraemon, dorme così. Quindi la camera se la sistema così, dorme proprio così, perché Doraemon dorme dentro l'armadio e quindi per lui questo è... il suo rifugio, quindi si mette qua dietro, si accende le lucine che c'è là e vabbè, e sta così. Questa, boh, dorme tutto il giorno. Pipì, vedete che è sudda? Pipì, 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 pipì. Dio, che è successo? Qualcuno mi ha chiamato, ci stavo a dormire. Diceva, eccomi, che volevi? Eccomi, pronto all'uso. Mi va una sbrilladina. Ah, la cuccia ovviamente sempre a fiocchetto. Sapete quando gliel'ho lavata questa? L'altro ieri. Perché ho visto che con quelle gocce il tanfo non c'è più. Quindi probabilmente anche l'infezione si sta curando. Quelle gocce sono... cioè, se avete il cane con l'otite, provate prima quelle. Prima gli dovete fare dei lavaggi con otodine, che è una specie di cerume liquido. Quindi glielo mettete bene bene dentro, proprio, capito? E lo massaggiate molto molto bene. Una volta, piano se c'ha l'otite, perché sennò gli fa male. E poi dopo un quarto d'ora, così, che comunque sto cosa ha fatto effetto, un quarto d'ora, 20 minuti, gli si mettono due gocce di questa soluzione, che adesso vi faccio vedere,
due gocce e poi si massaggia. Io però ho insistito anche qui, perché praticamente lei qui c'aveva tutta un'irritazione, quindi prima gliel'ho messa qui, ho massaggiato un po', poi dentro l'orecchio un paio di gocce e ho massaggiato. Ed è una buonissima soluzione. Ovviamente se continua con il prurito e tutto, poi la dovete portare al dottore. Mitex. Non voglio toccare a casa, non mi devo rilavare le mani. Mitex, questo qua. Sono gocce auricolari. Ovviamente, prima di mettergliele, chiamate il veterinario. Guarda, a me mi hanno consigliato questo. Oppure, guarda, so che un'amica mia ha usato questo. Glielo posso mettere? Quante gliene posso mettere? E vedete un attimo. Io non so se vedermi il vampiro sulla 5, di nuovo, perché la serie l'ho finita tutta quanta. Io l'ho rivista, ma ogni volta che vedo la fine di quel film dico, di quella serie, ma perché non la potevano far finire in un altro modo? Cioè c'erano mille modi per farla finire. Allora io non ve spoilerò, però potevano farla finire con, come se tu potessi sperare in un ipotetico seguito, no? Perché questo è quello che vogliono, anche perché che ne sapete se un domani non gli veniva in mente di fare un film. Ci può stare, come Sex and the City, non hanno fatto la serie, poi hanno fatto il film, i film. Quindi secondo me alla fine si erano un po' rotti il cavolo di questa serie, o comunque col fatto che Elena ha dato forfè, perché secondo me la colpa di tutto è quello. Ma non so se è perché lei si era lasciata con lui, non so se già avevo detto nell'altro, non so se è perché si era lasciata con lui e quindi probabilmente, infatti se avete visto, nell'ultima... Nelle ultime due lei non c'è proprio, quindi non vedo, vabbè, chi non l'ha visto non lo saprà mai, però lei non c'è. Quindi o è perché si è lasciata con lui, nella realtà dico. Poi so che la moglie attuale di lui, di Ian, The Demon, stava spesso sul set e quindi pure questo aveva creato dei rumors che dicevano, dei rumors, sì, che dicevano che comunque a Nina non gli stava tanto bene sta cosa, poi prima erano amici, non so più amici, quindi vabbè, non lo so, anche se so che si sono lasciati per colpa di lei, non per colpa di lui. Però niente, fatto sta che lei queste ultime due stagioni non aveva voluto partecipare alla serie, quindi secondo me se non c'è sta lei è finito, quindi magari dovevano levare pure Demon se volevano continuare insomma un po' su quel percorso. Quindi boh, secondo me l'hanno fatto finire un po' alla cavolo de cane. Pure non posso spoilerare, porca miseria, vabbè, faccio un attimo de spoiler, quando ho finito faccio così, per chi ha visto. Pure quando, cioè lei l'hanno addormentata, no? Ok? Non c'era modo di salvarla da nessuna situazione, nessun trucco, nessun magheggio, a parte che era riuscito fuori Guy, gli potevano far disattivare l'incantesimo, vabbè. Si sveglia e Bonnie dice, ci ha voluto un po' perché sapete, tutta sta roba da strega, ho iniziato a capire come funziona. A parte che so 100 anni che sai fa Fesmatus, Motus e cavoli vari e non riuscivi a salvare amica tua, vabbè, de punto in bianco, puff, lei si sveglia. Sto grande abbraccio con lui che è tutto patito, poi vabbè, lasciamo perdere quello che è successo a Stefan. E funerale di Stefan, come se fosse morto Tyler, che papà alla fine. Io dico, ma potevano, in tutto ciò, no? Potevano far morire Matt. Cioè, se proprio volevi fare, è durato tutto il film da umano, non gli è mai successo un cavolo. A parte vabbè che gli è morta tutta famiglia. Cioè, alla fine è campato, ma che cazzarola è campato a fa? Boh, vabbè. Comunque, fine spoiler. Finito sto spoiler, secondo me potevano trovare appunto un finale un po' diverso. Sono rimasta male, l'ho guardato tutto come per dire, mo cambiano il finale, non so se vi capita. E invece, vabbè, manco per niente. Vabbè, finisco di fare una cosa. 20:58, sto caricando il nuovo vlog, che voi avrete già visto, ovviamente, me lo auguro. Abbiamo già mangiato e adesso è l'ora di farmi una mega doccia. Tra l'altro, considerando che sono le 9 e sto con la finestra aperta, sto ancora con le maniche corte, quindi significa che sta iniziando a fare caldo. Io sono molto contenta di ciò, anche se potremmo fare un cacchio. Va bene. A parte questo, vi do un super bacio, ci vediamo al prossimo video. Un baciotto con lo schiocco. Ciao!